In questo momento ci sono pochi geometri a disposizione del cittadino. Fotografa così la situazione che riguarda la professione nel territorio Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia, rispetto alla carenza di questa figura tecnica oggi ritenuta sempre più centrale. Abbiamo pochi geometri che sono a disposizione dei cittadini. Negli studi professionali si cercano collaboratori e non si trovano, le imprese cercano collaboratori e non si trovano, le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di collaboratori e non si trovano, ma anche i cittadini hanno bisogno di professionisti e i professionisti cominciano ad essere ingolfati. La figura del geometra in questo particolare momento non è che abbia avuto dei cambiamenti radicali, ha delle difficoltà in più dovute all'emergenza sanitaria, ha delle difficoltà in più legate a tutto ciò che i decreti del Presidente del Consiglio hanno messo in campo nei rapporti con le istituzioni. Noi abbiamo la difficoltà di accedere agli archivi delle amministrazioni comunali che sono, come dire, il nostro punto di partenza per tutto quanto il nostro lavoro. Carente dunque e allo stesso tempo strategica in questo momento la figura del geometra su più fronti rispetto alla ricostruzione post-sisma nel centro Italia, ma anche per tutta la partita degli incentivi fiscali. La ricostruzione dà segnali positivi, in più abbiamo anche tutti gli incentivi dello Stato che con i vari sisma bonus, eco bonus, super bonus, bonus facciate, chi più ne ha più ne metta, hanno e stanno creando nuove opportunità lavorative per tutti i professionisti. E di fronte alle nuove opportunità lavorative che in questi ultimi anni e in questo difficile 2020 in particolare si sono configurate, lo sforzo del Collegio Provinciale di Perugia è stato anche quello di attivare e migliorare la collaborazione con le scuole del territorio che propongono l'indirizzo di studi specifici. L'istituto è quello, istituto tecnico e tecnologico con indirizzo costruzione ambiente territorio, confidenzialmente detto CAT. Ce ne sono 9 nella nostra provincia e lì il problema è, ritorno a quando ho cominciato io, uscivano a Perugia circa 200 ragazzi diplomati geometri ogni anno, in questo periodo ne escono un centinaio soltanto nella nostra provincia tra tutte 9 le scuole ad indirizzo CAT. L'appello ai giovani che stanno frequentando, che hanno frequentato le scuole medie, l'appello alle loro famiglie di considerare questa attività professionale come una buona prospettiva per il loro futuro.